Buonasera a tutti, è Luigi Milozzi che vi saluta dal Palasenna di Montesilvano. Spareggio per accedere ai playoff nazionali per andare in Serie A2 tra due squadre che sono state protagoniste quest'anno del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Centro storico Montesilvano e Cantera Adriatica Pescara. Le squadre stanno scendendo adesso in campo. Adesso ci saranno i saluti di rito e poi inizierà una partita che vale molto, quindi molto sentita da entrambe le formazioni, come ovvio che sia. Ricordiamo che in caso di parità ci saranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, e poi nel caso di ulteriore parità, ad andare agli spareggi sarà la squadra di Montesilvano per una migliore classifica, così chi ci sta seguendo capisce anche quello che è l'iter di queste due squadre. Adesso ci sono le foto di rito e dopodiché inizierà una sfida che si preannuncia accesa, perché poi quando le sfide sono secche e dirette si sa benissimo che attenzione è alta. Due squadre che hanno disputato un ottimo campionato che ha visto la promozione diretta di una formazione di Chieti, la AS Chieti, che ha avuto l'accesso diretto alla categoria superiore, mentre oggi si giocano le chance, le possibilità di accedere agli spareggi poi a livello extra regionale per andare in Serie A2 di calcio a 5 femminile. Se lo giocano queste due squadre a Centro Storico Montesilvano e Cantera Adriatica Pescara. La gara sta per avere inizio. Sul pallone le giocatrici del centro storico di Montesilvano. E la gara ha inizio in questo momento all'impostazione Colatriani che si lancia ma fa buona guardia alla difesa della cantera. Ecco la capitana nonché bomber Maciulli Camilla. È rimessa laterale per la squadra di Montesilvano. La rimessa per Fusco per Vianale, Maciulli, Vianale, il numero 9 Verzulli. Maciulli, girano bene la palla le giocatrici della cantera. Mister Alessandra Gabrielli, Verzulli che prova ad impostare, è un'ottima iniziativa di Vianale e c'è la parata dell'estremo difensore avversario Troccoli Antonella. Ecco Verzulli per Maciulli, Maciulli che si libera benissimo e il portiere avversario Troccoli fa sua la sfera e prova il rilancio lungo che arriva dalle parti di Ilaria Confessore. Primi minuti di gioco 0-0 qui al Palasenna di Montesilvano tra Centro Storico Montesilvano e Cantera Adriatica Pescara. Verzulli e niente, una palla per Maciulli troppo lunga e c'è Colatriani Federica, il capitano le ragazze di Montesilvano che rimette la palla in gioco, lancio lungo per Ilaria Confessore, Ilaria per Camilla Maciulli e numero 6 Vianale Giorgia. E queste prime fasi la gara è in mano, almeno a livello di iniziative, un bellissimo palo, è stata Camilla Maciulli a lanciare Fusco Giulia, una bellissima combinazione, palo interno e questa volta è stata sfortunata la ragazza della cantera adriatica, una bellissima iniziativa, diciamo
proprio mentre stavo per dire che queste prime fasi vedono la cantera veramente che c'ha l'iniziativa ad impostare il gioco e a prendere le redini della contesa, e la palla adesso è rimessa laterale per Masciulli e ci prova dalla distanza Vianale, ma la palla finisce sul fondo, rimessa per Troccoli che prova a lanciare sempre lungo, è una bella combinazione ma non si riesce, no, Conte non riesce a far sua la sfera, e riparte la cantera con Vianale per Verzulli per ancora lei, Verzulli che prova a districarsi e niente, è un'altra bella iniziativa, bel tiro, fa sua la palla Troccoli che lancia per il numero 9 Colleluori, Francesca, e riparte la cantera con il capitano Camilla Masciulli, Fusco, Colatriani mette in rimessa laterale, Fusco sulla palla, Fusco per Verzulli che prova il tiro, palla in rimessa laterale. La rimessa è per Vianale per la cantera adriatica, sempre 0-0 qui al Pala Senna di Montesilvano. Riparte Camilla Masciulli per Giulia Fusco e provano il rilancio le ragazze di Montesilvano, ma è brava Vianale a impedire il lancio e quindi rimessa laterale per le ragazze del centro storico Montesilvano. Bella combinazione, ma è Verzulli che capisce tutto e prova adesso a lanciare Masciulli non riesce a intercettare un pallone ben impostato da Verzulli. Riparte adesso il centro storico della capitana Colatriani, che ha provato a innescare Colleluori, ma è ancora Colatriani. Rimessa laterale per le ragazze del centro storico Montesilvano, e si è girata bene con le Luori, tiro però era lento e non ha impensierito Ilaria Confessore. Riparte Verzulli per Vianale, Fusco, Giulia, ancora Verzulli, girano bene la palla le ragazze di Alessandra Gabrielli, Camilla Masciulli, bella combinazione, insomma, questa è una bella trama, e ha significato che il calcio a 5 femminile abruzzese, insomma, è cresciuto e si sta vedendo una bella partita, dominio fino a questo momento per le ragazze di Alessandra Gabrielli, anche se il risultato è ancora di 0-0. Verzulli per Vianale. La palla finisce dalle parti di Troccoli che rilancia, solito schema, e prova a recuperare un pallone di Giacinto, ma la palla è per Fusco, rimessa laterale, Masciulli, rimessa laterale per Fusco, ancora una rimessa sempre per le ragazze della cantera con Verzulli che è abbastanza libera, vediamo cosa proverà ad inventare, un bel tiro e per poco la capitana Camilla Masciulli, il bomber della cantera adriatica, non riesce a siglare il gol del vantaggio. Solito rilancio e lo schema solito per il centro storico Montesilvano, fanno buona guardia le ragazze a difesa di Ilaria Confessore per la cantera. Riparte Verzulli per Vianale per Masciulli, un pallone per Ilaria e la palla è uscita, dice l'arbitro, e quindi c'è una rimessa laterale
C'è un cambio, entra il numero 4 Carota Renata per il centro storico Montesilvano. Calcio di punizione per il centro storico, sul pallone la capitana Federica Colatriani. Vediamo se proveranno a tirare diretta, e c'è la barriera ben salda della difesa e ci prova, ma è Maciulli a respingere Fusco. Niente, era un buon pallone di Confessore per Fusco, ma è stato respinto e quindi riparte la cantera con Verzulli, Vianale. Non si intendono le giocatrici di Alessandra Gabriele, quindi riparte il gioco. Cambio, rimessa, e sul pallone Giulia Fusco. Finora 0-0 e predominio per la cantera, però predominio che ha visto soltanto un palo proprio con Fusco, e per il resto non ci sono state grandi altre occasioni per le ragazze oggi in tenuta rossa della cantera adriatica. Con Maciulli che ci prova dalla distanza, è una bella iniziativa, palla che finisce fuori, sempre 0-0. Con Maciulli interviene molto bene Carota, fa sua la sfera, prova a saltare adesso l'avversario, ma è Maciulli che fa sua la palla e sbriglia la matassa in difesa. Punizione a favore della cantera adriatica. Risultato sempre 0-0 qui al Palasenna di Montesilvano. Confessore Ilaria che prova a rilanciare per Maciulli, fase adesso un po' di stanca della partita, 0-0, e ricordiamo che nel caso di parità si andrà ai supplementari, 5 minuti per tempo. Nel caso di ulteriore parità dopo i supplementari non si disputeranno, cioè non si calceranno i rigori, perché è il Montesilvano che ha la migliore classifica e andrebbe agli spareggi nella fase successiva per quanto riguarda la promozione in Serie A2. Ecco Maciulli, prova a lanciare Verzulli, ma è Carota che si invola, rimessa laterale. Rimessa laterale per il centro storico Montesilvano. Il mister Iezzi dà le disposizioni alle sue. C'è un errore. E la rimessa per le rosse della cantera. Un bel anticipo di Giacinto su Maciulli, ma riparte ancora Vianale che prova a lanciare Fusco, niente da fare, sempre 0-0 qui al Palasenna di Montesilvano. Maciulli che lancia Fusco, bel tiro, e probabilmente sarebbe finito fuori lo stesso, ma il portiere Antonella Troccoli del centro storico non si fida e la palla finisce in angolo. Calcio d'angolo che batte Maciulli per Verzulli, che prova a involarsi, ma è brava Carota a fermarla. Ripetiamo, la posta in palio è molto alta oggi, perché chi vince questa partita secca di spareggio poi accede alle finali, alle fasi nazionali per andare in Serie A2 di calcio a 5 di futsal femminile. Verzulli
ma è fermata in maniera corretta dalle ragazze del centro storico che ripartono con Carota e prova ad involarsi Febo Carla, ma è fermata da Vianale. Vianale per Verzulli, uno stop difficile, infatti c'è calcio di punizione, riparte Di Giacinto per Carota. E ripartono le ragazze della cantera. Verzulli, Maciulli, prova a lanciare Verzulli, ma si stanno muovendo molto bene in fase difensiva e sono schierate molto bene le ragazze del centro storico e quindi la cantera non riesce ad avere sbocchi. Dopo un inizio molto veloce, adesso sembra che il centro storico abbia preso un po' le misure alle ragazze di Alessandra Gabrielli e adesso è Giulia Fusco a sbrigliare una situazione complicata nella sua difesa. Ormai siamo vicini al quindicesimo della prima frazione di gioco, 0-0 il risultato qui al Palasena di Montesilvano. Calcio d'angolo e stavolta era una buona palla per il numero 13 Febo Carla, ma pallone in alto, riparte la cantera con Verzulli per Vianale, prova a lanciare Fusco ma il pallone è lungo, rimessa dal fondo di Troccoli Antonella, lancio lungo Verzulli, Maciulli, bello stop a centrocampo, stop di classe per Maciulli che ci prova a fare tutto da sé. Questa volta trova l'opposizione di Troccoli, è una bella azione, forse la più bella iniziativa personale del pomeriggio qui al Palasenna. E Fusco per Camilla, Maciulli, Verzulli, gol per la cantera adriatica, Maciulli per Verzulli da lontano, il numero 9 non se l'ha fatto dire due volte e ha segnato il gol dell'1-0, un bellissimo tiro da fuori, nulla da fare per Troccoli, quindi adesso 1-0 per la cantera adriatica e il centro storico dovrà ribaltare, comunque provare subito a rimettere le cose in parità, 1-0 qui al Palasenna quando è da poco passata la metà del tempo. Ma Vianale ruba un bel pallone per Fusco, bellissima palla per Maciulli e gol Maciulli ancora per Vianale, questa volta è Giorgia Vianale che tanto bene aveva fatto finora in fase di impostazione, 2-0 e la partita adesso si fa in discesa per la cantera e complicata per il centro storico, sono due in questo momento i gol da recuperare per le ragazze del Montesilvano. Ci prova adesso con un bel colpo di testa Carla Febo, ma niente di fatto, Ilaria Confessore è rimessa dal fondo per Verzulli, Maciulli. Tra l'altro mister Alessandra Gabrielli non ha cambiato neanche una pedina, sono sempre le stesse giocatrici, segno che questo è un quartetto molto molto affiatato, lo vediamo anche dalle trame di gioco. E finora il risultato le sta dando ragione, che 2-0. È un bello stop, una bella iniziativa del numero 9 con le Luori Francesca, ma sempre 2-0. Riparte Giorgia Vianale per Fusco, per Verzulli.
intercetta bene la palla Febo Carla, ma alla fine è rimessa per la cantera adriatica con Fusco Giulia per Verzulli. E ancora Masciulli, ci prova un po' troppo da lontano e la difesa del centro storico a buon gioco. Ripartono le ragazze di mister Iezzi e c'è un time out richiesto dalla panchina del centro storico, 2-0 qui al Palasenna. Riprende il gioco a Palasenna, 2-0 per la cantera adriatica contro il centro storico Montesilvano, gara di spareggio per accedere alla fase successiva dei playoff per la promozione in serie A2 di futsal femminile. Il gioco è ripreso sul pallone numero 13 Febo Carla. Ovviamente adesso è il Montesilvano che dovrà fare la partita, stando attento ai contropiedi della squadra della cantera. Rimessa da parte di Verzulli, Verzulli per Vianale, Vianale per Fusco, Masciulli prova a farsi vedere davanti, Vianale, Verzulli, Vianale prova a lanciare Fusco, ma la difesa del centro storico fa buona guardia. Riparte Masciulli, Verzulli e alla fine il pallone finisce dalle parti di Troccoli, che rilancia, ma il pallone finisce la sua pari ruolo della cantera Ilaria Confessore. C'è un ingresso nelle fila della cantera, è entrata il numero 2 Giovanna Cicala. È proprio Giovanna che passa per Verzulli, ancora Cicala, Cicala per Masciulli, il capitano bomber della cantera. Bella palla messa al centro da Cicala per Verzulli, ma questa volta è brava Renata Carota a anticipare e a far ripartire le sue compagne. Diversi cambi anche dalla parte del centro storico Montesilvano, sul pallone la capitana Federica Colatriani. C'è un lancio errato, ma il pallone finisce dalle parti di Ilaria Confessore. Ilaria Confessore che lancia per Fusco, Fusco per Masciulli, Masciulli, Masciulli per Verzulli. Verzulli per Masciulli, vediamo se proverà a girarsi, invece lascia un buon pallone per Verzulli, ma era troppo angolato il tiro della giocatrice della cantera adriatica. 2-0 qui al Palasenna. C'è Cicala che prova ad anticipare, ma ripartono le ragazze della centro storico Montesilvano. Risultato sempre 2-0. Dal nostro cronometro, visto che oggi qui non c'è il cronometro sul tabellone, dovremmo stare all'incirca al 21esimo, 22esimo di gioco. Riparte
Verzulli per Fusco, per Cicala. È Fusco che prova ad involarsi, c'è un fallo. L'arbitro, il direttore di gara ha visto un fallo. C'è un altro cambio, rientra il numero 4 Carota per il centro storico. Punizione, c'è Verzulli sul pallone. Vediamo se proverà a tirare direttamente, ma insomma è un po' distante, oppure ad appoggiare. Ci prova e il portiere respinge in calcio d'angolo. Riparte Verzulli per Fusco. Fusco per Maciulli, Maciulli per Cicala. Adesso Cicala prova ad incunearsi, ma finisce nelle maglie della difesa del centro storico. Centro storico che prova a ripartire con Conte per la capitana Colatriani. Pallone per il numero 10, Pasqualone Alice. E riparte il capitano Federica Colatriani. Prova a lanciare Carota, Carota fermata da Maciulli. Il centro storico in fase d'attacco con Conte. Ci prova dalla distanza, un bel tiro, ma non impensierisce Ilaria Confessore. E riparte il centro storico, riparte la cantera adriatica con Verzulli, prova a mettere un buon pallone al centro, ma nessuna delle sue compagne ha seguito l'idea e quindi palla ancora nelle mani della capitana del centro storico di Montesilvano, Colatriani, che prova a lanciare il numero 10 Pasqualone, no, il numero... Discussione non animata con il direttore di gara. Rimessa ancora del capitano Colatriani Federica e riparte Confessore Ilaria, Maciulli e Cicala. Maciulli, il capitano, prova ad incunearsi e invece è brava Renata Carota, per poco non si invola da sola e non arriva tu per tu con Confessore. Maciulli per Verzulli, Maciulli è rimessa laterale per il centro storico con Renata Carota. Adesso il pallone al capitano numero 8 Colatriani Federica. Palla che finisce dalle parti di Confessore, ricordiamo qui a Montesilvano, Palasenna 2-0 per la cantera adriatica. Le realizzazioni di Verzulli e Vianale. Rimessa laterale per le ragazze di Alessandra Gabrielli. L'arbitro decide che va ripetuta e c'è Fusco. Fusco per Cicala. Siamo quasi al termine della prima frazione di gioco. Maciulli, bello stop, bel controllo. Dovrebbero mancare 3 minuti alla fine del primo tempo. Maciulli difende la palla, braccata bene da Conte, escono le ragazze di Alessandra Gabrielli. Qui c'è un fallo e punizione per la cantera adriatica. Diciamo 2-0 qui al Palasenna a favore delle ragazze della cantera adriatica. Pescara, Maciulli sul pallone,
Ancora Maciulli, prova a lanciare Fusco, fa buona guardia Antonella Troccoli, rimessa laterale per la cantera. È un pallone che per poco non finisce sui piedi di Verzulli, ma c'è un contropiede per il centro storico, ma è Fusco, un motorino sempre presente, quindi davanti, dietro, insomma, il vero motorino a disposizione di Alessandra Gabrielli, ma una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni perché ha una carriera alle spalle di tutto rispetto. E invece stavolta è Verzulli a fallire un controllo e il numero 4 Renata Carota è brava ad approfittare, però poi non riesce a finalizzare e ha avuto un'occasionissima per accorciare le distanze, ci ha provato ma la palla è finita fuori e quindi sempre 2-0 su un errore di Verzulli. E Carota è stata bravissima ad approfittarne, ma poi il tiro non è stato dei migliori. Maciulli dall'altro lato, insomma, la gara che si accende in queste battute finali del primo tempo. Ripetiamo, la posta in palio è molto ma molto alta, c'è un'ammonizione alla panchina del centro storico, il direttore di gara avrà sentito qualcosa, avrà sentito qualcosa e riparte Maciulli. Verzulli dalla distanza, dovremmo stare proprio agli sgoccioli del primo tempo. Lo stop questa volta è stato un bello stop del numero 4 e la rimessa è per le ragazze della cantera. E invece stavolta è bravissima ancora una volta Renata Carota, sta veramente provandoci in tutte le maniere la ragazza del centro storico, molto brava, ma tiro che finisce di poco alto. Sì, perché la difesa ci prova Giulia Fusco e una bella parata del numero 12 Troccoli Antonella. Ancora Maciulli, la partita si è improvvisamente accesa in questo finale di primo tempo ed ecco che arriva il finale 2-0 per la cantera adriatica di Pescara. Ripreso il gioco qui al Palasenna, 2-0 per la cantera adriatica, spareggio tra la seconda e la terza classificata del campionato regionale di Serie C di futsal femminile. Una delle due squadre poi accederà ai playoff nella fase successiva per provare a conquistare la Serie A2 di futsal femminile. 2-0, riparte Maciulli, Verzulli che prova a lanciare Fusco, scontro con il portiere Troccoli Antonella del centro storico. Ad avere la peggio sembra essere proprio Giulia Fusco, che è a terra. Intervengono dalla panchina proprio il mister
Alessandra Gabrielli e un'altra assistente della cantera per darle aiuto. 2-0, è appena iniziato il secondo tempo. Giulia si rialza fortunatamente e nulla di preoccupante. 2-0 per la cantera adriatica qui al Palasenna. Nel frattempo c'è stato un cambio nella porta per le ragazze della cantera, cambio portiere, è uscita Ilaria Confessore. Intanto Giulia Fusco è uscita, è entrata di Fazio Rebecca, ha preso una botta in testa, adesso col ghiaccio sta cercando di smaltire la testata presa. 2-0 qui al Palasenna, i primi minuti di questo secondo tempo tra cantera adriatica Pescara e centro storico Montesilvano. Rimessa per il portiere della cantera Pierina Nardulli, che ha preso il posto di Ilaria Confessore. Rientrata intanto fortunatamente Giulia Fusco per la cantera. E riparte proprio la cantera. 2-0 per le ragazze di Alessandra Gabrielli qui al Palasenna. Proprio Giulia Fusco che prova ad involarsi, ma è brava Manuela Di Giacinto a impedirle di andare avanti. E Masciulli prova dalla distanza, il pallone che si impenna e la rimessa è proprio per Masciulli, Camilla, Verzulli, Masciulli, Verzulli per Masciulli. Fa buona guardia la difesa del centro storico, ma adesso qualcosa dovranno inventarsi le ragazze del centro storico, perché 2-0, bisogna cercare di recuperare la gara. Nel caso di parità dopo i tempi regolamentari ci sarebbero due tempi supplementari di 5 minuti, nel caso di parità ulteriore sarebbe proprio il centro storico a passare il turno ed arrivare alla fase successiva per l'accesso in Serie A2. Però per adesso il campo dà ragione al cantera adriatica. 2-0, Masciulli, Masciulli per Verzulli, ma è brava ad anticipare il numero 2 Federica Provenzano. Motorino ha ripreso a correre, numero 8 dopo l'infortunio. È una bellissima occasione questa volta per il Montesilvano e Provenzano che non ha sfruttato un lancio del capitano Colatriani. E comunque, dicevamo, il motorino della cantera Giulia Fusco onnipresente, difesa, centrocampo e attacco, a spronare le sue ragazze, le sue compagne, e stavolta a lanciare Verzulli, che capisce con un attimo di ritardo le intenzioni di Giulia, e ad impostare adesso ci sono le ragazze del centro storico Montesilvano. E
ci prova dalla distanza Giorgia Vianale, aveva visto fuori dai pali, aveva visto fuori dai pali Antonella Troccoli, ma il pallone è arrivato sul fondo, è ancora lei, ma è brava, brava, bellissimo anticipo di Giorgia Vianale. Masciulli, tacco di tacco, ci prova Di Classe, ma non ha fortuna Giulia Fusco. Ma questo è un duo numero 8, numero 10. Ricordiamo che la cantera adriatica ha vinto anche il campionato di calcio a 11 con le stesse giocatrici che vediamo oggi qui al Palasenna. Ecco Masciulli. E quindi riuscire a conquistare oggi conquisterebbero gli spareggi, per conquisterebbero l'accesso alla fase successiva per andare in Serie A2, ma questa è una squadra veramente che ha fatto delle imprese assolute, vincere due campionati nella stessa stagione con le stesse giocatrici è un'impresa veramente da sottolineare per quanto riguarda lo sport abruzzese, non soltanto il mondo del futsal, anche perché poi queste ragazze giocano sia a futsal che a calcio a 11. Quindi Camilla Masciulli prova a fermare, invece stavolta una bella iniziativa di Carla Febo, rimessa di Nardulli che sta difendendo la porta della cantera in questo secondo tempo. Ecco adesso Di Giacinto Manuela che prova ancora per Febo, ed ancora Fusco, ed è lei che ci prova, è sfortunata per la seconda volta Giulia, perché nel primo tempo aveva preso un palo, questa volta prende un altro palo, ce le sta provando tutte, ma finora tra tutte e due le squadre certamente la migliore in campo, senza ombra di dubbio giocatrice migliore, non solo per i due pali ma è l'autentico cuore pulsante della cantera, onnipresente. Eccola ancora una volta a cercare di contendere il pallone alle ragazze del centro storico che escono in maniera egregia questa volta dalla propria metà campo, e ci provano ma fa buona guardia Nardulli. Verzulli, Masciulli, Verzulli, Vianale ci prova e per non rischiare Antonella Troccoli devia in fallo laterale. Rimessa per le ragazze del centro storico, c'è un bel lancio questa volta, è un tiro per Renata Carota, ci ha provato, ma è giusto anche che ci provino le ragazze del centro storico perché sono loro che devono recuperare. 2-0 per la cantera adriatica qui al Palasenna, spareggio tra la seconda e la terza classificata nel campionato regionale Serie C di futsal femminile, spareggio per accedere ai playoff, al turno successivo dei playoff per provare a sognare la Serie A2. Vianale ha la meglio la difesa del centro storico, Fusco, Giulia per Vianale. E riparte invece bene adesso centro storico, ma è Masciulli che Verzulli a tu per tu con il portiere avversario, ma è brava Troccoli Antonella a farsi trovare pronta. 2-0 sempre qui al Palasenna, riparte
il centro storico Montesilvano, il numero 6 di Giacinto Manuela. Manuela per Pasqualone, ma insomma 2-0 qui sempre al parte all'impostazione le ragazze di Alessandra Gabrielli, lancio per Giulia Fusco e rimessa per Antonella Troccoli. Vediamo se proverà il lancio o no, dà la palla vicino alla compagna Febo Carla, stoppata da un'altra ragazza che oltre al gol oggi assoluta protagonista, perché Verzulli personalmente l'avevo vista già in un'altra diretta, è la ragazza che ha molto la posizione in campo e quindi aiuta le sue compagne, perché riesce a mantenere molto bene la posizione. Oggi ha anche siglato uno dei due gol che finora permettono alle ragazze della cantera adriatica di stare a vincere questa contesa per 2-0. Rilancio, ma è brava la difesa questa volta, un bello stop di Febo Carla. Febo per Carota e la difesa della cantera la meglio è Maciulli, ma questa volta Maciulli è un'altra bella azione con Febo Carla che si libera, un'altra ragazza molto molto promettente, perché sta trascinando un po' le sue verso la rimonta. Lancio da dimenticare, questa volta troppo lungo, anche se pure lì Giulia Fusco era riuscita forse a tenere il pallone in campo. Rimessa infatti laterale proprio per le ragazze della cantera adriatica. Dovremmo essere quasi a metà secondo tempo qui al Palasenna, 2-0 per le ragazze di mister Alessandra Gabrielli della cantera adriatica. E riparte un bel lancio di Carla Febo e Nardulli per Maciulli. Maciulli prova ad incunearsi con una serpentina, Fusco questa volta a tu per tu con Troccoli Antonella, ma è bravissima Antonella anche questa volta a dire di no. Ecco Maciulli ovviamente adesso gli schemi tenderanno un pochettino a saltare, perché la gara è secca, quindi non è che c'è via di uscita, chi vince va avanti, chi perde per quest'anno lascia sfumare le possibilità di promozione, e quindi adesso è inevitabile che saltino un pochettino gli schemi qui al Palasenna. Entra il numero 8, rientra il capitano Colatriani, ma esce Febo Carla, che comunque è stata una delle migliori delle sue di questo secondo tempo. Riparte Nardulli per Verzulli, Maciulli e Fusco che recupera tutti i palloni, onnipresente, e questa volta la prova il lancio Maciulli, ma non riesce a fare il miracolo. È rimessa laterale con il capitano per il centro storico, ma pallone adesso è in rimessa laterale per la cantera adriatica con Verzulli, Vianale per Giulia Fusco che imposta Verzulli, ma era intuibile questa volta. Invece riparte molto molto bene Carota, fermata da Vianale, c'è stato un fallo fallosamente, e quindi ripartono le ragazze della cantera adriatica, 2-0 al Palasenna di Montesilvano, gara di spareggio tra la seconda e la terza classificata del campionato di Serie C di futsal femminile regionale per accedere ai playoff nazionali e sognare il salto in Serie A2.
Stavolta buona l'impostazione del centro storico. E Dianale, uno stop da dimenticare. Tutte in avanti le ragazze del centro storico, Colatriani, il capitano, e Masciulli prova l'azione solitaria, ma è brava Renata Carota a gettare la palla in rimessa laterale. E ripartono le ragazze della cantera e ci prova Verzulli a lanciare Fusco, ma il lancio è un po' troppo lungo. Il numero 4 Renata Carota, che è stata leggermente spinta, ma la rimessa laterale per la cantera. Ancora una lotta e Masciulli prova un dribbling, ma la rimessa laterale del centro storico Montesilvano. Uno schema ottimo di Colatriani. Adesso pensiamo che si produrrà il massimo sforzo da parte delle ragazze del centro storico per cercare di recuperare la partita. Colatriani per Carota. E arriva il gol. L'avevamo detto che avrebbero prodotto il massimo sforzo ed è stata, se non andiamo errati, proprio il capitano Federica Colatriani. Ed è proprio lei infatti a segnare il gol che riapre la partita 1-2, quindi 1 per il centro storico Montesilvano, 2 per la cantera che vediamo un pochettino anche calata fisicamente in questo secondo tempo, perché sono quasi sempre le stesse 4 che giocano e quindi la fatica comincia a farsi sentire, giornata anche abbastanza calda, e adesso la sfida si accende. Numero 4 Renata Carota che rimette all'indietro per Di Giacinto Manuela e si gira e gol! È un bellissimo gol, avevamo detto la sfida si accende, questa volta a segnare è stata Renata Carota, 2-2 qui al Palasenna, e mister Alessandra Gabrielli chiede il minuto. È stato un 1-2 micidiale questo del centro storico, che ha rimesso la partita in parità. Questo è anche il bello del futsal. Minuto di sospensione richiesto da Alessandra Gabrielli. 2-2, riprende il gioco e 2-2 qui al Palasenna di Montesilvano, e adesso sarà veramente corrida, perché si giocano tutte e due le squadre il tutto per tutto, e il centro storico Montesilvano, le ragazze di mister Iezzi sono state bravissime a crederci e hanno piazzato un 1-2 micidiale. E adesso c'è un lancio per Dianale da parte di Verzulli. Adesso l'inerzia della gara, come succede spesso nello sport, si va a spostare completamente a favore del centro storico. E dall'altro lato inizia la paura di perdere, di aver perso l'obiettivo. Questo è il bello dello sport, no? Tanto è vero che adesso vediamo le ragazze del centro storico Montesilvano che vanno a mille, e le altre vediamo dei visi che sono più impauriti rispetto all'inizio. Questo è lo sport, 2-2. Tenete conto che, come abbiamo detto, se si andasse avanti così fino alla fine, anche dopo i due supplementari, agli spareggi, alla fase successiva andrebbe proprio il centro storico Montesilvano. Verzulli comunque sul pallone, dovrebbero mancare una decina di minuti al termine del secondo tempo. Verzulli sul pallone per Vianale. Verzulli, la difesa molto messa bene questa del Montesilvano. Pierina Nardulli rimette in gioco e ripartono le ragazze del centro storico con il capitano Colatriani e Fusco Giulia. La palla finisce in rimessa laterale. E riparte il centro storico con la capitana Colatriani e prova a lanciare
Renata Carota che adesso ha la rimessa dalla sua, sempre Renata. Renata che prova a alzare un pallone per il capitano e Pierina Nardulli sembra prendere la sfera. Comunque riparte il cantera adriatica 2-2 qui al Palasenna. Ma adesso vediamo, come dicevamo prima, un centro storico molto molto motivato, le ragazze di Mister Iezzi ben messe in campo, pochi spazi per la cantera. Dianale per Masciulli, capitano delle rosse oggi, maglia rossa della cantera adriatica, per Vianale per Verzulli ci prova e riesce, arriva una bellissima parata di Antonella Troccoli che dice no a Fusco. Era stata Verzulli a incunearsi bene, prima parata, e quindi l'eroina della situazione è proprio Antonella Troccoli che dice di no a un gol che forse Fusco Giulia aveva considerato quasi fatto. Ma bellissime parate a ripetizione, 2-2, e quindi rimane invariato il punteggio qui a Montesilvano. Un bellissimo lancio questa volta, ma è brava Federica Colatriani, il capitano del centro storico, a impedire lo stop a Masciulli. Masciulli, Verzulli, Vianale. È una bella palla rubata, e c'è un fallo questa volta su Renata Carota. Punizione per il centro storico Montesilvano. La partita ovviamente si è fatta bella perché è una sfida dentro o fuori, e tutti questi tipi di sfide poi alla fine, dovendo concludersi con un vincitore e l'altro finirà il suo percorso del campionato questo pomeriggio, è normale che alla fine diventino belle, soprattutto dopo una rimonta così repentina da parte del centro storico, con un 1-2 che ha rimesso le cose in parità. E stavolta è Verzulli che è brava a impedire che il lancio di Giacinto arrivasse alla sua compagna, tra l'altro il numero 13 che ha Febo Carla, che ha veramente cambiato la partita dalla parte del centro storico Montesilvano, perché lo dicevamo prima, sta giocando veramente bene. Masciulli non riesce a controllare, riparte Di Giacinto Manuela, no, anzi è sempre il capitano Federica Colatriani. C'è un lancio, palla dalle parti di Nardulli, Verzulli, ma Federica Colatriani che rilancia per Renata Carota, che è per poco Colatriani, Federica, il capitano non riesce a segnare, ma adesso riparte Verzulli per Masciulli da sola, e ancora una volta è brava Troccoli Antonella, vera protagonista, ci prova dalla distanza Verzulli, ma ancora Antonella Troccoli. E se questo pomeriggio poi a trionfare sarà il centro storico, e dovranno fare un monumento ad Antonella, perché bravissima, veramente un portiere con i fiocchi. E 2-2, sempre 2-2, e ancora Antonella, questa volta con più facilità, comunque sempre presente, una ragazza classe 85. Ci prova Verzulli, Masciulli,
E c'è un fallo fischiato dall'arbitro commesso da Manuela Di Giacinto proprio su Maciulli. Maciulli che rimane a terra. E calcio di punizione per la cantera adriatica, ormai siamo quasi agli sgoccioli di questo secondo tempo. Se finiamo sul punteggio di parità, ci sarà due tempi supplementari di 5 minuti. Però adesso c'è una punizione, un'occasione ghiotta, c'è Maciulli sul pallone, Verzulli dietro di lei, Dianale e Fusco che si parlano. E Troccoli che cerca di piazzare al meglio la sua barriera, e Verzulli, decidono per Verzulli, niente da fare, ma riparte grandissimo, grandissima azione, bellissima azione della, ed è un palo, pazzesco palo per Renata Carota che si era involata in maniera superba, e gol! Ed è Maciulli, Maciulli Camilla, 3-2 per la cantera, gol. Questa è la legge molto spesso del calcio, ma anche del futsal, a un centimetro dal gol il centro storico Montesilvano, con Renata Carota autrice di una bellissima azione sul ribaltamento di fronte, ma queste sfide sono così, e Camilla Maciulli, bomber della cantera, 3-2, sono state due fasi molto belle, altri spot per il futsal regionale femminile. 3-2 per la cantera e 4 minuti al termine. In questo momento, dopo il gol di Camilla Maciulli, è la cantera adriatica ad accedere alla fase playoff nazionale, e ovviamente mister Iezzi, qui si gioca il portiere in movimento, come è giusto che sia in questi ultimi minuti. Ma la cosa bella è che aveva sfiorato il gol, ma veramente sfiorato, con un palo interno pazzesco, il centro storico, con Renata Carota sul ribaltamento di fronte. È stata Camilla Maciulli, il bomber della cantera, a siglare il terzo gol e quindi a invertire l'inerzia della gara. Mancano 3 minuti qui al Palasenna di Montesilvano, Colleluori per Colatriani, Colleluori, e adesso col portiere in movimento. Bellissima azione, ci prova Verzulli dalla distanza e arriva il gol! Ed è 4-2, gol che probabilmente adesso chiude la contesa, 4-2, mancano 2 minuti, ma è stata giusta la tattica del mister del centro storico, ci ha provato, continua a provarci col portiere in movimento, ma si sa che ci si espone alle possibilità poi della squadra avversaria. Verzulli ha siglato il secondo gol, il numero 9 della cantera adriatica, 4-2, spareggi fasi nazionali per andare in Serie A2 sempre più vicine per le ragazze di Alessandra Gabrielli. Rimessa per Colatriani, Federica, per il portiere in movimento Colleluori. Un plauso anche alle ragazze del centro storico Montesilvano che ci hanno creduto fino alla fine, sono riuscite a recuperare, ci stanno credendo ancora con un mezzo cucchiaio. Colatriani ci ha provato ed erano arrivate a un centimetro dal gol del 3-2, e poi è stato il contropiede successivo con Maciulli a spostare la gara a favore della cantera adriatica, 4-2 qui a Montesilvano per la cantera. Ormai siamo agli sgoccioli, ultimi secondi di gioco.
E quindi continua il sogno della cantera adriatica, svanisce quello del centro storico. La cantera, come abbiamo detto, dopo la promozione calcio 11, il campionato di eccellenza del calcio 11 femminile, continua il suo sogno di arrivare anche nella massima serie in A2 di calcio a 5. Riparte con le Luori e ci prova e fa bene, perché con una deviazione poi Nardulli riesce a deviare in angolo. Ripartono ancora le ragazze del centro storico, ci stanno credendo fino alla fine ed è giusto che sia così nello sport. Con le Luori ci prova e niente da fare, ultimi tiri, ancora Verzulli e finisce qui la cantera adriatica sconfigge il centro storico Montesilvano per 4-2. Dal Palasenna di Montesilvano Luigi Milozzi vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime occasioni, quindi accede alla fase successiva di playoff per la Serie A2 del futsal femminile la cantera adriatica Pescara.